Lady Sonia, si lamenta degli uomini. Avrei anche potuto scegliere un titolo diverso, più confacente, ma si fa fatica a scegliere i titoli. Comunque vi leggo la lettera che mi ha scritto la bella, bella Lady Sonia, ah Lady Sonia, lo sai che mi piaci tanto, cara, vabbè. È giovane Lady, io la chiamo Lady, potevo chiamarla anche Girl, che sei. Dunque, mi ha scritto Sonia, che brava, che bella che sei Sonia, e sta su Facebook, sta su Facebook, non c'è nessun segreto, su Facebook, Lady Sonia, su Facebook è Sonia, è tanto bella, però mi ha raccontato tutto di lei. Mi ha raccontato tutto. Io la conosco da quando si era accompagnata con un giovane che le chiedeva solo sesso. Beh, vediamo la lettera. E dunque, la mia teoria, cioè la teoria di Lady Sonia sul patriarcato, che il patriarcato ve l'ho già detto, sta qua, patriarcato, lo vedete? Adesso sta tutto il mondo in lingua inglese. Beh, la mia teoria è nata da un bisogno di sapere. Il bisogno è: perché le donne intelligenti non vengono prese in considerazione? Punto di domanda. Io mi reputo intelligente e faccio paura. I maschi vogliono solo sesso. Ma non una relazione stabile con me. Niente figli. Scelgono per le relazioni stabili, cioè gli uomini scelgono per le relazioni stabili, le donne più sceme. Anche dell'estero. Qua c'è un velato riferimento alla Romania, e a Cuba, al Brasile. Ma che siano frivole, amanti di scarpe, vestiti, trucchi, che parlino poco e sappiano poco. Ho scoperto che le donne mie amiche che hanno dei figli maschi si dividono in due gruppi. Gruppo A, sceme, frivole, cultura bassa, amanti delle firme, figli maschi tenuti vicino in modo ossessionante e famiglia a volte razzista, viziano i figli maschi facendo tutto per lui. Gruppo B, donne di cultura alta, spirituali, non si fissano su abiti, firme, di solito abitano sole o con figli, sono separate, non hanno un legame ossessionato con il figlio maschio, lo lasciano libero e lo formano all'indipendenza, lo formano alla vita autonoma. E io ho tratto queste conclusioni. Il patriarcato per perpetuarsi, il patriarcato è questo qua, io ne parlo, per chi non lo sapesse, vedete, ora in lingua inglese sta in tutto il mondo, la grande piattaforma della mela, della Apple, la Apple, scienze sociali, vedete, social science, beh, E quindi ha bisogno di il patriarcato per perpetuarsi ha bisogno di poco intelligenti, eccetera. E è una mia teoria, e quindi ha bisogno di una più profonda documentazione che da ora in poi cercherò di raccogliere. Buona serata. E Sonia Tomaselli su Facebook, Sonia. Eh sì, io ti capisco Sonia, sai, io ti capisco. Ti capisco, cara. E cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica, cara? Io non ti posso dire niente. E sappi che in patriarcato nasce la prostituzione. È in patriarcato che nasce la prostituzione, capito? Perché l'uomo è fatto così, è fatto così l'uomo, no, noi uomini siamo fatti così,
siamo fatti così, in patriarcato, in patriarcato. E io, cara, di queste cose ho già parlato tantissimo, Certo che ti posso dire, io, scusami, sai, se dico queste cose, ma io le ho approfondite bene, cara, queste cose, capito, cara? Io ti posso dire che nei casini, nei prostriboli, nelle case di tolleranza, nei bordelli, e non si facevano discussioni intellettuali, cara, si facevano altre cose, tante cose belle che purtroppo a noi uomini in patriarcato piacciono tanto, piacciono quelle cose là. E il fatto è che la donna purtroppo insomma, la donna ha esigenze diverse. Per la donna il piacere, in patriarcato ovviamente, il piacere è un mezzo per fare i bambini, in patriarcato. E gli uomini no, gli uomini vorrebbero solo il piacere, e non vorrebbero pagare la penale, gli uomini. Gli uomini non vorrebbero pagare la penale, capito? Gli uomini, Sonia, non vorrebbero pagare la penale. Perché il piacere è un trucco della natura per far fare i bambini. Le donne le sanno già queste cose, le sanno già. Sì, il piacere è sempre il piacere, ma per le donne è molto chiaro ciò a che serve il piacere. E no, per gli uomini un po' di meno. Per questo che sono nati i casini, e io cara Sonia, che l'ho descritto tanto bene, il matriarcato e il patriarcato, e sono stato nei casini, ci si stava tanto bene, Sonia, nei casini, non si facevano discussioni intellettuali nei casini, Sonia, cara, tu sei tanto brava, sai, hai scritto una bella lettera che merita questo mio video, Sonia. Ma io ho dei ricordi incancellabili dei casini. Ah, Sonia, che sei tanto bella, cara. Porta pazienza, cara Sonia, porta pazienza, sai. Il patriarcato è fatto così. Il patriarcato è fatto così, Sonia. È fatto così, il patriarcato. Tu hai detto delle cose giuste, che sia chiaro. Però io ti posso dire... Tu hai detto delle cose giuste, ma io ti posso dire che i ricordi più belli della mia vita sono quelli di quando andavo nei casini, nei bordelli, nei lupanari, nei prostriboli, nelle case di tolleranza, nelle case di piacere. Che cosa vuoi che ti dica, cara? Io ti faccio tanti auguri, va bene, cari? Vabbè, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.